Grazie mille. Wow. Un piacere. Ci sono, eh? State bene? Allora, oggi ho deciso di predicare un insegnamento che di una serie che ho iniziato con i giovani che si chiama Scelte che ti cambiano la vita. E questa è una parte di questa serie di insegnamenti e ho deciso di predicarla anche alla Chiesa perché credo che possa benedire le nostre vite. E prima di farlo voglio pregare con voi, quindi era solo un'introduzione, e voglio ringraziare i pastori per l'opportunità di poter parlare dal pulpito, perché non è mai scontato, è sempre un privilegio poter parlare alla Chiesa, e grazie perché investite sempre nelle nostre vite. Amen. Grazie Signore per questa predicazione, grazie Padre per questa Chiesa, per questa famiglia, grazie Signore perché mi dai l'abilità soprannaturale per poter predicare il messaggio che oggi hai preparato per noi. Io ti ringrazio Signore per cuori aperti, menti aperte a ricevere dalla tua parola. Io ti ringrazio per un cambiamento e una crescita in ognuno di noi, nel nome di Gesù. Amen. Amen, sono troppo felice. Allora, iniziamo. Come ben saprete, nell'Antico Testamento ci sono tanti personaggi dove la loro vita è un po' un'anticipazione di quello che sarebbe successo nel Nuovo Testamento. Cioè, ci raccontano un po' di Gesù, magari non nella pienezza di tutto quello che hanno fatto, ma in molte caratteristiche del loro carattere, della loro vita, delle cose che hanno fatto. E oggi parleremo di uno di questi in particolare, metterò a confronto un pezzettino della vita di Davide con un pezzettino importante della vita di Gesù. E vedremo alcuni aspetti di queste due vite che secondo me sono state scelte nelle loro vite che li hanno portati a cambiare radicalmente la loro vita in quel momento. Vedete, inizio un attimo raccontandovi di Gesù, che spero tutti conosciate molto bene. Come ben saprete, Gesù è nato in una famiglia normalissima. E quando immagino Gesù, piccolino, io me lo immagino un po', cioè a volte abbiamo un'idea un po' di, parlando, di questo Gesù che da neonato era già un supereroe, che non faceva niente, insomma, che era tutto quello che toccava, si trasformava in oro, usciva acqua in vino, ma in realtà era un bambino normalissimo, in una famiglia normalissima, e quindi io me lo immagino un po' come mio figlio, no? Mio figlio adesso ha capito che abbiamo una piscinetta che gli hanno regalato i nonni, grande così, in cui ci si può giocare con l'acqua, e quindi lui molto semplicemente quando vuole giocare con l'acqua viene con questa piscinetta e mi dice: io voglio acqua, perché non riesce a articolare ancora bene. E ci sono delle volte in cui lui può giocare con l'acqua, altre volte in cui non può giocare con l'acqua, e quando non può giocare con l'acqua chiaramente bisogna discutere, perché gli devo spiegare: no, guarda che dobbiamo andare a fare la nanna, adesso non è il momento di andare a giocare con l'acqua. Io mi immagino le stesse dinamiche familiari con Gesù e Giuseppe da piccolo, cioè in cui Gesù vuole fare delle cose e Giuseppe gli deve spiegare che quello non è il momento, perché magari quello è il momento in cui bisogna andare a letto, eccetera, eccetera. Questo per dire cosa? Che la vita di Gesù è iniziata in una famiglia ed è iniziata in sottomissione al padre naturale, ovviamente oltre che al padre soprannaturale, ed è iniziata in una famiglia normale. Poi Gesù è cresciuto, è diventato grande, e a un certo punto della sua vita ha fatto un incontro. Verso i 30 anni, no, anzi a 30 anni, si è recato nel deserto dove c'era un uomo che gridava a tutti che sarebbe arrivato una persona che avrebbe raddrizzato la via, e sarebbe arrivato quest'uomo proprio in quel momento. Diceva: raddrizzate le vie perché sta arrivando, una voce dice che sta arrivando. E c'è questo incontro. C'è questo incontro nel deserto tra Giovanni Battista e Gesù. Teniamolo lì un attimo, ve lo ricordate? Poi Gesù verrà battezzato, ma ci arriviamo tra poco. Però prima di questo incontro passano 30 anni della vita di Gesù. E guardate che io sono un responsabile dei giovani, lo dicevo stamattina, cioè non che io sono responsabile dei giovani, lo dicevo stamattina quello che sto per dire, che se fossi stato io, Dio,
ho mandato mio figlio Gesù sulla terra, probabilmente il suo ministero sarebbe iniziato a 14 anni. Subito al lavoro, via, iniziamo a predicare, a fare, a dire, cioè il figlio di Dio ce l'abbiamo tra le mani noi, facciamolo predicare, facciamogli fare qualche miracolo, venite a vedere il Messia, venite a vedere il predicatore, cioè voglio dire Gesù. Eppure sono passati 30 anni prima che Gesù entrasse nel suo ministero a pieno. E ho preso questo episodio in particolare perché c'è un incontro tra due persone che hanno aspettato 30 anni per qualcosa, cioè per questo appuntamento. Perché Giovanni Battista è nato e è più o meno è coetaneo di Gesù, avranno qualche mese di differenza probabilmente. Quindi ha iniziato la sua vita e lo scopo della vita di Giovanni Battista è questo incontro. La sua vita è stata preparata per questo appuntamento nel deserto. Leggiamolo insieme, Matteo 3, versetti dal 13 al 15. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano, da Giovanni, per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo, io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse, lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Io mi sono immaginato, io Giovanni Battista, che arriva Gesù, io ho appena annunciato tutte queste cose e Gesù dice, ok, vieni perché mi devi battezzare. Ma no, signore, cosa stai dicendo? Io devo battezzare te. No, vieni perché io devo essere battezzato da te. E qui ho imparato la seconda lezione, la seconda scelta, la seconda lezione, una delle lezioni più importanti della mia vita. Ovvero, in questo momento Gesù ha scelto di sottomettere la sua vita in quello che è l'uomo stabilito da Dio in quel momento per fare quella cosa. Per entrare nel suo ministero, per entrare nella sua chiamata, Gesù ha dovuto aspettare questo momento. Era già il figlio di Dio, sì, era già unto da Dio, sì, ma per entrare nella sua chiamata c'è stato bisogno di questo incontro tra loro due. E nel momento in cui Giovanni Battista battezza Gesù, Gesù si alza dall'acqua, una voce dal cielo si affaccia, Dio si affaccia, lo Spirito Santo entra in Gesù e una voce dal cielo dice, ecco il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Amen? Ve lo ricordate tutti? Perfetto. Punto numero uno. La sottomissione all'uomo di Dio ti farà entrare nella chiamata di Dio per la tua vita. Ricordatevi che Dio mette dei doni nella nostra vita, non sono gli uomini e le donne di Dio che mettono i doni dentro di noi, ma colui che fa uscire il dono nel momento giusto, al tempo giusto, è l'uomo e la donna di Dio sulla tua vita. Io mi ricordo sempre un racconto del pastore Angelo di quando ha ricevuto conferma o ha ricevuto da Dio il fatto che sarebbe un giorno diventato pastore. In quel momento lui era a lavare le teglie in un campeggio. E io mi immagino, tu ricevi da Dio una notizia così importante, ma poi passerà del tempo prima che tu entrerai nel pieno della chiamata sulla tua vita. E hai bisogno di uomini e donne di Dio vicino a te che ti aiutino a tirar fuori i doni che Dio ha messo nella tua vita. E se tu sarai fedele, se tu sarai fedele a Dio, fedele alle cose di Dio, prima o poi entrerai a pieno nella chiamata sulla tua vita. Quindi non è sufficiente che tu sia unto, non è sufficiente che tu sia chiamato. È importante che entri nelle relazioni giuste con le persone giuste nella tua vita. Questo non è un optional, molte volte vedremo questa dinamica di persone, uomini e donne di Dio che si sottomettono ad altri uomini e donne di Dio. Giovanni 1,6, questo versetto mi piace tantissimo. Vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni. Vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Pastore Angelo e Chiara Scannapieco per la mia vita. Ma guardate che adesso è probabile che un giorno Dio si userà di me e di te allo stesso modo, per fare in modo che qualcun altro possa avere un giorno questo incontro soprannaturale con la tua vita. E quindi tu puoi dire oggi, vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Davide, il cui nome era Selene, il cui nome era Elisabetta, il cui nome metti il tuo nome. Ma per arrivare a questo punto tu devi essere pronto col tuo cuore e con la tua mente, devi essere libero e liberamente sottomesso a Dio e all'uomo e alla donna di Dio nella tua vita. Amen. Tenetelo qua,
perché prima di andare avanti in questa storia andiamo un attimo da un'altra parte. Torniamo nell'Antico Testamento e c'è un ragazzo che conosce bene Dio, che ha un cuore per Dio, a cui succede una cosa particolare. A un certo punto, un giorno, a casa, il papà di questo ragazzo si chiama Isai, andiamo in 1 Samuele 16, versetto 11. A un certo punto succede questa cosa. Samuele riceve da parte di Dio che sarebbe dovuto andare ad ungere il nuovo re. Va a casa di Isai e ci sono lì apparentemente tutti i figli di Isai. Samuele vede il primo, alto, prestante, dice: sicuro è questo, vai tranquillo. No, guarda che non è quello lì. Vabbè, allora sarà questo qui, guarda com'è bello. Sicuro Dio avrà scelto un re così bello. No, guarda che non è neanche lui. Insomma, li fa passare tutti e a un certo punto dice: ma sono tutti qua i tuoi figli? Sono tutti qua i tuoi figli, Isai? E Isai rispose: rimane ancora il più giovane, che ora si trova a pascolare le pecore. Allora Samuele disse: manda a prenderlo, perché non ci mettiamo a tavola finché non sia tornato qui. Cioè Davide non era neanche in casa. Davide non era neanche in casa e il padre non se lo ricordava neanche. Cioè, come per dire: ah sì, è vero, caspita, ne ho un altro. Cioè, arriva un uomo mandato da Dio che ti sta dicendo: sono venuto qua per ungere uno dei tuoi figli re. E tu non ti ricordi neanche che c'è un figlio che è fuori a pascolare le pecore. Non importa, perché quando tu sei fedele nel tuo servizio, Dio ti manderà a chiamare, ovunque tu sia. Allora questo ragazzo torna, è lì a pascolare le pecore, questo ragazzo un po' sbarazzino, vestito probabilmente da pastore perché faceva quello, entra in casa, vede questa scena e Samuele dice: conferma, è lui. Prendiamo il corno con l'olio, versetto 13, e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E da quel giorno in poi lo Spirito dell'Eterno investì Davide. Poi Samuele si levò e andò in Rama. Sapete cosa succede subito dopo questo momento qua? Io, quando ho letto per la prima volta questa cosa, mi sono immaginato subito che Davide sarebbe andato sul trono e avrebbe cominciato a regnare. Oppure che ne so, che i suoi fratelli, visto che lui è il re, iniziano a rifargli il letto, un altro gli porta le pecore, lui. Insomma, tutti lo servono, è un re. La parola di Dio dice questo, eh? Lo unse in mezzo ai suoi fratelli, è stato legittimato re in quel momento. In quell'incontro, lui, anche se ancora non siede sul trono, è già diventato re. Guardate che ancora oggi la stessa funzione che ha usato Samuele per ungere Davide viene citata per ungere i re oggi e le regine di oggi. La cerimonia di unzione, chiaramente noi non crediamo in tutta quella tradizione lì ovviamente, ma le stesse parole che vengono usate in questa storia ancora oggi, quando si insedia un nuovo re d'Inghilterra, le parole che citano sono: come Davide è stato unto da Samuele con olio, io oggi ungo te, re e regina, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che questo sancisce il tuo diritto di regnare. Non è una cosa così. Sancisce il tuo diritto di regnare. E sapete cosa succede subito dopo questo momento? Che Davide torna a pascolare le pecore. Che Davide esce e torna col gregge a pascolare le pecore. E sono sincero con voi, se probabilmente fosse successo a me, sarei stato lì nel campo a dire: sì, vabbè, ho capito, però signore, scusa, cioè almeno i miei fratelli non potevano servirmi? Cioè non ho capito, sono stato unto re e devo tornare a pascolare le pecore? Cioè, ma scusa, non lo so, è anche un regno, una contea, questi quattro qua che sono attorno a me, non posso almeno regnare su di loro? Invece Davide, che aveva un cuore che conosceva le cose di Dio, con un cuore che conosce le cose di Dio, si è fatto problemi, è tornato a pascolare le pecore. Perché ha capito, aveva quella consapevolezza di prima. Lui era fuori, non c'era neanche nella stanza. Stava servendo fedelmente e Dio l'ha mandato a chiamare. Lui si fidava ciecamente di Dio e sapeva che il suo tempo sarebbe arrivato. Ora,
lasciamolo qui un attimo e torniamo da Gesù. Ve lo ricordate? Il cielo si è aperto, la voce di Dio si è appena manifestata e ha detto: ecco, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Sapete cosa succede a Gesù? La stessa cosa che è appena successa a Davide. Non va a pascolare le pecore, ma deve andare nel deserto e affrontare Satana. 40 giorni e 40 notti nel deserto. Ed è... cioè, se fossi... io dicevo, se fossi stato io Dio, non so, convertiamo una città intera subito. Facciamo qualche resurrezione, subito. Appena entrato nel ministero, facciamo qualcosa che sia di impatto subito per le persone. Invece Gesù viene condotto nel deserto. Apro una parentesi che non è esattamente nei miei appunti, ma che voglio condividere con voi. Se Gesù è stato nel deserto, se il popolo di Israele è stato nel deserto, se altre persone sono state nel deserto e ne sono uscite, significa che a volte capiterà anche a noi di andare nel deserto. Non vuol dire che cerchiamo il deserto per essere forgiati, però vuol dire che succede, e il modo in cui affronterai il deserto ti farà crescere o meno da quella situazione. In base a cosa? In base alla tua fiducia in Dio, in base al tuo attaccamento alla parola di Dio, in base alla tua fedeltà e sicurezza nelle cose di Dio. Perché Giovanni Battista inizia il suo ministero nel deserto e la parola di Dio dice che lui in quel posto cresceva in grazia. Gesù cresceva in grazia. E la prima cosa dove viene attaccato Gesù nella sua vita è sulla sua identità. La prima cosa che il diavolo gli dice è: sei veramente tu il figlio di Dio? E Gesù non ha dubbi in quel momento, non ha alcun dubbio, risponde in maniera secca, ferma, decisa: sta scritto che io sono il figlio di Dio. Non dice così il versetto, sto parafrasando io per dire che io sono il figlio di Dio. Perché questi sono gli stessi pensieri che potrebbero arrivare a me e a te un giorno. Sei veramente capace? Sei veramente abile? Sei veramente il figlio di Dio? Puoi veramente guarire? Succede davvero? Puoi veramente moltiplicare? Dio veramente moltiplica i tuoi soldi? Dio veramente può farti trovare un altro lavoro? Dio può veramente tirarti fuori dalla tua situazione? E quello che tu devi rispondere è: sta scritto. Io sono un figlio di Dio e tutte le benedizioni contenute qua mi appartengono nel nome di Gesù. Io lo credo col mio cuore, lo dichiaro con la mia bocca. E non c'è pensiero che può sopraffare la mia vita se rimango attaccato alla parola di Dio. Torniamo da Davide, ok? Scusate, e adesso vi faccio vedere una cosa. Prima di arrivare lì vi dico due cose. Subito dopo Davide è lì a pascolare le pecore, viene Isai, lo manda a chiamare perché deve portare formaggio ai suoi fratelli, e cosa succede? Che c'è Golia e tutti i filistei che stanno mettendo in scacco il popolo di Dio. Ve la ricordate la storia? Cosa succede? Lui va e si rende conto di questa situazione. C'è un gigante, un esercito che sta mettendo paura a tutto il popolo. E sono tutti bloccati lì, bloccati dalla paura, e non riescono a prendere una decisione. Non riescono a dire: ok, andiamo, li affrontiamo. Perché nel loro cuore sanno che sarebbero morti tutti. Questo pensavano, perché se tu sei convinto di vincere, non te ne stai in disparte. Se sei convinto di vincere, attacchi e vinci, non ti fai tenere in scacco. Quindi vuol dire che se tu non stai facendo niente e sei contro Golia, tu ti stai facendo battere da Golia, anche se ancora non stai facendo niente. E quindi c'è questa situazione di stallo dove la paura sta prendendo il sopravvento. E a un certo punto arriva Davide e farà quello che sappiamo. E adesso voglio spiegarvi questo punto della paura con una metafora. Perché il terzo punto di oggi, il primo era la sottomissione a Dio. Il secondo era: non importa dove sei in questo tempo, se tu rimani fedele a Dio e agli uomini e alle donne di Dio, Dio ti manderà a chiamare lì dove sei. Il terzo punto di oggi è questo.
Le cose migliori per la tua vita sono oltre la paura. Le cose migliori per la tua vita sono oltre la paura. E voglio raccontarvi questo episodio che ho visto in un film, dura un minuto il video, che adesso vedremo, ma per potervelo far vedere devo spiegarvi una cosa, se no non si capisce. Parla di baseball questo video che vi farò vedere adesso. E questo qua è il campo di baseball. Praticamente c'è un battitore che è in casa base e colpisce la palla quando il lanciatore tira da qui. Per poter fare un punto, tu devi, una volta che hai battuto la palla, devi correre in questa base. Se riesci a correre prima che la squadra avversaria ha rilanciato la palla in un determinato modo, tu riesci a conquistare la prima base. Poi devi fare altrettanto in seconda base, poi devi fare altrettanto in terza base e hai fatto un punto. Ma se il battitore colpisce la palla così forte che la palla va fuori dal campo, quindi nessuno della squadra avversaria può andare a prenderla, tu hai fatto un home run e quindi puoi correre tutto questo pezzo e tornare in casa base e fare un punto. Perché sto raccontando questa storia? Perché nella Major League, che è una sorta di, è la Serie A del baseball, c'è un giocatore famosissimo che, siccome ha un fisico che ha un buon colpo di battuta, ma dopo vedrete fisicamente non è esattamente un corridore, lui per abitudine e per paura non riesce mai ad andare oltre la prima base. Arriva lì e si blocca, impaurito. E mandami il video, Nathan. Si blocca impaurito, ma in un'occasione particolare succede questa cosa che adesso vedremo. Ha paura di correre in seconda base. È una partita di 6 settimane fa. Il lanciatore. Il nostro minor team, gli Hawks, e il nostro catcher da 120 kg. Ale, e può correre tranquillamente verso casa base. Ha fatto un fuoricampo e non se ne è nemmeno accorto. È arrivato in prima base, si è bloccato e tutti lo guardavano come per dire: ma perché? Perché ti sei fermato qui? Hai fatto un fuoricampo. Vedete, questa situazione, chiaramente una metafora, è una delle condizioni in cui ci possiamo trovare noi a volte, nella nostra testa, con i nostri pensieri, con le nostre azioni. Stiamo vivendo una paura che ci tiene bloccati lì e non riusciamo a guardare oltre la possibilità che nel naturale c'è posta davanti. Ma Davide aveva capito questa cosa, che non era sulla base del suo fisico, del suo talento, della sua intelligenza che avrebbe potuto battere il gigante. Davide non ha fatto un calcolo di trigonometria col sassolino e ha detto: allora, ok, se colpisco, se prendo il sasso, faccio una parabola in questo modo, il sassolino andrà a colpire lì dove c'è la sua vena, eccetera. Non ha fatto niente di tutto ciò. Se fossi stato io nel naturale, sicuro non avrei usato una fionda, mi sarei fatto dare un bazooka da qualcuno per andare contro Golia. Cioè, l'arma più potente, cosa, non abbiamo, non so, un... Sicuro non avrei scelto un sassolino, una fionda, no? Una spada gigante, una cosa... Cioè, Golia era alto 4 volte lui, e invece è andato con una fionda e dei sassi. Perché? Perché tanto non dipende né dalla mia intelligenza né dalla mia forza. Sarà Dio a uccidere il gigante.
e sarò io a tagliargli la testa, perché Dio me l'ha messo nelle mani. E allora quando si trova davanti al gigante, quando tu ti trovi davanti al tuo problema, quando Davide si trova davanti al gigante, il gigante parla la sua vita e gli dice: sei veramente il figlio di Dio? Puoi veramente ricevere la guarigione nella tua vita? Puoi davvero prosperare? I tuoi figli saranno persone di successo? Tu puoi scappare come facevano tutti gli altri, oppure fare come Davide, ascoltare la voce di Dio e dire: ok, come lo battiamo? Come lo battiamo, Dio? Prendi il tuo sasso, lo carichi nella fionda e glielo spari in mezzo agli occhi. Il gigante cade e tu hai vinto sul tuo problema. Amen? Le cose migliori per la tua vita sono oltre la tua paura. Non è facile, perché la paura ti fa tremare le gambe, a volte ti fa battere forte il cuore, a volte ti paralizza, perché se fosse stato facile l'avrebbero fatto tutti gli altri, non Davide. Se però tu impari a confidare non nelle tue debolezze, non nel tuo punto critico, non sulla tua paura, ma sulle cose di Dio, sulla forza che Dio ti dà, tu batterai il gigante, qualsiasi esso sia nella tua vita. Amen? L'ultimo punto. Ho riflettuto tanto su una cosa e di tutte queste storie. E sono tutte storie che sono subito arrivate quando è stato sancito il ministero, sia per Gesù che per Davide. E subito dopo si sono trovati ad affrontare sfide e nemici. Il nemico naturale numero uno di Gesù è Satana, e in quel momento il nemico numero uno di tutti in quella situazione era Golia. E tutti e due subito hanno dovuto affrontare il loro gigante. Con le armi che avevano in mano, chiaramente, con la consapevolezza di essere figli di Dio, con la consapevolezza di appartenere a Dio. E sapete, hanno vinto, ma se non avessero confidato in Dio, se Davide non avesse confidato in Dio, il gigante avrebbe vinto su Davide. E vedete, ci sono delle cose nella nostra vita, e mi riferisco al peccato, mi riferisco a un'intelligenza che ci porta a mettere in dubbio le cose di Dio, mi riferisco a non voler lasciare, non voler cambiare, non volersi ravvedere. Metteteci incredulità. Cose che tentano di radicarsi nella nostra vita, che diventano armi contro di noi. E vedete, lo so che è una frase molto forte, ma è la verità. Quello che non riuscirai a vincere, prima o poi vincerà sulla tua vita. E quando dico questa cosa, non lo dico nel senso che tu con la tua capacità naturale devi fare chissà che cosa. Però tu devi scegliere oggi a chi appartieni e devi scegliere oggi chi combatterà con te e per te le tue battaglie. E devi scegliere di lasciare tutto ciò che non fa bene alla tua vita, che siano pensieri o opere. E se tu non è... Spesso i ragazzi mi fanno delle domande del tipo: cos'è il peccato? Cosa vuol dire essere timorati di Dio? E alla fine, essere timorati di Dio è una cosa molto più semplice di quello che si pensa. È odiare il peccato. È odiare le cose che non sono di Dio. E io mi sono posto questa domanda, no? Si parla spesso degli ultimi tempi, di quando Gesù ritornerà, non voglio predicare su questo. Però voglio che pensiamo insieme questo, in questo momento. La parola di Dio non ci dice quando Gesù ritornerà, ma prima o poi ritornerà. E quando lo farà sarà all'improvviso. Cioè vuol dire che potrebbe succedere esattamente in questo momento. E quando io sono nella mia camera e penso a questa cosa, al fatto che Gesù potrebbe tornare in questo momento, io mi chiedo: se dovesse adesso Gesù materializzarsi qua, io sono a posto con me stesso? Sono a posto nella mia vita? Sono tranquillo? Non c'è proprio niente che devo limare? Non c'è niente che devo sistemare? E questo non è per mettere dei sensi di colpa a qualcuno, Lo parlo alla mia vita e mi chiedo, forse devo limare qualcosa. E se tu come me hai pensato che forse c'è qualcosa che va limato, c'è qualcosa che va lasciato, che siano pensieri o opere,
Pastore Chiara, hai anticipato la preghiera di questo momento, perché anch'io ho fatto fare un gesto simbolico questa mattina. Quindi, no, no, è una conferma per me, non è un problema. E abbiamo fatto questa preghiera insieme, che voglio rifare in questo momento anche con voi. Vi invito a prendere con questa mano quella cosa che lo faremo insieme, vi do qualche minuto, per un minuto per pensarci. Ma se c'è qualcosa che non sta funzionando nella tua vita in questo momento, se c'è qualche dubbio che si è instillato nella tua testa, se c'è qualche muro, qualche vuoto, qualche cosa che hai bisogno di sistemare in questo momento, se Gesù dovesse tornare ora, di meditarci su un attimo, ognuno esamini la propria vita e poi insieme faremo questo gesto. Prendiamo questa cosa che vogliamo allontanare da noi simbolicamente, facciamolo tutti, anche se così non mettiamo nessuno in imbarazzo. Prendete e tirate fuori da voi e preghiamo insieme. Alleluia, Signore Gesù, io ti prego con tutto il mio cuore di allontanare da me qualsiasi cosa che non sia all'altezza della tua parola, qualsiasi cosa che non viene da te, qualsiasi cosa che ha inquinato la mia vita e i miei pensieri, qualsiasi atteggiamento, pensiero che non sia allineato alla parola di Dio, che è vita per me, io ti prego di spezzare ora nel nome di Gesù questo legame, e io dichiaro che tu sei il più forte sulla mia vita, io dichiaro che tu sei la linfa vitale della mia famiglia, del mio matrimonio, del mio camminare dritto, fiero di ciò che sono e di ciò che tu hai creato nella mia vita. Io allontano da me la depressione, io allontano da me il dubbio, io allontano da me la mancanza, io allontano da me la paura, perché sono consapevole che tu sei un Dio forte e potente, un Dio che crede nei suoi figli, e io dichiaro che come figlio faccio parte di questa famiglia, faccio parte della tua famiglia. Alleluia, sono consapevole che il mio nome è scritto nel libro della vita e niente, nessuno potrà più mettere in dubbio questa mia decisione. Io riconsacro la mia vita a te, Signore. Io riconsacro la mia vita a te. Alleluia. E scelgo di viverla secondo la tua volontà. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Queste sono scelte che ti cambiano la vita. E dobbiamo scegliere ogni giorno che apparteniamo a Lui, perché ogni giorno dovrai filtrare i pensieri della tua mente, dovremo filtrare i pensieri della nostra mente, dovremo coltivare la nostra relazione con Lui, dovremo scegliere di credere, perché senza andare lontano ogni giorno ci bombardano con informazioni che ci mettono paura, che rischiano di metterci paura. Basti pensare al Covid, basti pensare al vaccino, basta pensare a tutte queste cose qua. A crescere un figlio in questa stagione può diventare una paura. Uscire di casa diventa una paura a un certo punto. Quindi io devo scegliere che nessuna di queste voci può parlare sulla mia vita, ma solo la sua voce può parlare sulla mia vita. Amen? Io do autorità solo a Dio di dire chi io sono in Cristo Gesù. Amen? Buona domenica a tutti.